Ogni casa ha un numero e una storia da raccontare. Ma le storie non sono tutte belle. Alcune, le più difficili, spesso riguardano le bambine, i bambini o gli adolescenti. Per queste storie esiste un numero. È il 114, Emergenza Infanzia. Il numero di pubblica utilità. Gratuito e attivo 24 ore su 24 per chiedere aiuto o segnalare problemi nei casi di violenza sui minori. Non aspettare, contatta il 114 per telefono o con l'app o con WhatsApp. Riscrivi la tua storia. Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, come ogni venerdì, il governatore della Campania Vincenzo De Luca parla ai suoi concittadini. I dati essenziali, per quanto riguarda i dati dei decessi Covid, la regione Campania rimane la regione che ha la percentuale più bassa d'Italia di mortalità Covid. Questo probabilmente è il dato più significativo, ma di cui, come avete avuto modo di vedere, non parla nessuno. Per quanto riguarda i ricoveri dei pazienti Covid, non abbiamo ormai nessuna difficoltà, siamo sotto il 40% dell'occupazione dei posti letto previsti. Per quanto riguarda le terapie intensive, siamo scesi ormai a una occupazione di terapie intensive che va dal 160 al 180 dei ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo raddoppiato le nostre terapie intensive da febbraio ad oggi. Abbiamo una percentuale di occupazione delle terapie intensive che ormai è sul 26-27%. Abbiamo una situazione di ottima tenuta. Ci stiamo attrezzando per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid. Credo che per la prima decade di gennaio faremo anche una sorta di esercitazione generale per verificare il piano organizzativo che abbiamo messo in piedi. Seguiremo in maniera puntuale nei prossimi giorni l'attuazione di questo piano. Stiamo rifornendo tutte le strutture territoriali dei congelatori a meno 80 gradi per essere pronti già a metà gennaio a mettere in piedi un piano di vaccinazioni straordinario. Oggi abbiamo una percentuale di positivi sui tamponi che è sul 9%, sotto il 10%. Questi risultati sono il frutto delle nostre scelte. Sono il frutto della chiusura anticipata delle scuole, del filtro che abbiamo fatto in estate per chi veniva dall'estero e di tutte le ordinanze di maggior rigore che abbiamo adottato. In queste ore il governo sta prendendo delle decisioni di rigore. Per una ragione di onestà intellettuale, devo dire che in questo caso io condivido appieno le misure del governo. Chiariamo bene, ripeto, rispetto ad alcune attività commerciali che in questo contesto è ridicolo tenere chiuse. Ma per il resto io condivido le misure di rigore del governo. A cominciare dalla limitazione negli spostamenti fra regioni e fra comuni. In Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case nel periodo festivo, ve lo anticipo. Ai nostri concittadini un appello e un messaggio. L'appello: siate rigorosi. Zona rossa, gialla, verde, a Pois, lasciate perdere. Cerchiamo di essere ognuno di noi responsabile verso se stesso, verso la propria comunità, verso la propria famiglia, i propri figli,
i propri nonni. Stazione Lacumana e della metropolitana intitolata Diego Armando Maradona, non si placano le polemiche. I napoletani speravano che almeno la morte di Diego Armando Maradona non sarebbe stata motivo di divisioni in città. Sbagliavano. Il nome dello stadio e l'intitolazione delle stazioni del trasporto pubblico su rotaia stanno scatenando polemiche e contrapposizioni istituzionali, sia politiche che ecclesiastiche. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco De Magistris non hanno fatto altro che arricchire il libro della loro interminabile controversia di un nuovo capitolo, la disfida della stazione Maradona, in merito all'intitolazione delle stazioni della linea 6 e della Cumana. Quello che l'opinione pubblica napoletana non si aspettava era di vedere la diocesi di Napoli e quella di Pozzuoli su lati opposti della barricata. Il nome dello stadio, l'oggetto del contendere. Lo stadio Diego Armando Maradona piace ai vertici della diocesi puteolana, sul cui territorio si trova l'impianto di Fuorigrotta, e in una nota hanno sottolineato come l'intitolazione al campione argentino possa rappresentare un segno di richiamo ai valori dello sport. Di diversa opinione invece la diocesi napoletana, che attraverso il vicario episcopale Don Tonino Palmese si è espressa contro la cancellazione del nome San Paolo, che si chiama così perché è dedicato a San Paolo di Tarso. Al vicario hanno fatto eco anche alcuni sacerdoti intervistati dal quotidiano Il Mattino, che criticano la scelta di intitolare a un ex tossicodipendente l'impianto sportivo. Dio pagano per molti, ma non personaggio da mettere al posto di un santo. Sul fronte politico invece ha tenuto banco su televisioni e quotidiani la corsa di De Luca con la complicità di De Laurentiis e del numero uno di EAB, Umberto De Gregorio, che con De Magistris non è mai corso buon sangue, a bruciare sul tempo il sindaco nell'intitolare la stazione della Comuna di Fuorigrotta, dove domani sarà aperta una sorta di mostra artistica permanente dedicata ai protagonisti della maglia azzurra. La notizia si è appresa dopo l'annuncio del sindaco di intitolare la fermata della linea 6. Il rischio è che ora i napoletani si ritrovino due stazioni Maradona. Per come andrà a finire la vicenda stadio, solo Diego lo sa. Siamo in collegamento come ogni venerdì con il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito. Grazie comandante, ben trovato. Ben trovati. Allora, comandante, si avvicina un altro weekend sicuramente difficile dal punto di vista dei controlli. Questa pandemia veramente ha creato tanti problemi a voi delle forze dell'ordine, che oltre ai normali compiti vi trovate a dover controllare anche che effettivamente vengano rese operative sui territori DPCM e le ordinanze del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Come è andata la settimana? La settimana, diciamo, è andata abbastanza bene, anche se c'è stato poi, ci siamo trovati in concomitanza con il decesso di Maradona, quindi con l'afflusso che c'è stato allo Stadio San Paolo, che è stato ben gestito dalla Questura di Napoli, come sempre, e quindi tutto sommato le cose sono andate abbastanza bene, anche se ovviamente gli impegni sono sempre tanti, legati poi al maltempo, alle attività normali che facciamo, e c'è tutta una serie di impegni che comunque la polizia locale insieme alle altre forze di polizia va a assicurare sul territorio. Abbiamo avuto anche la possibilità da questa settimana, per la collaborazione istituzionale che c'è con, per esempio con l'ASL Napoli 1, abbiamo avuto la possibilità, e penso che in Italia siamo pochi ad avere questa opportunità, di accedere a una banca dati che nel momento in cui facciamo i controlli possiamo anche verificare se la persona che abbiamo fermato, e voglio dire almeno 300 persone sono state controllate in questi ultimi giorni, sono o meno inclusi nell'elenco delle persone che sono positive al Covid o che dovevano rimanere in quarantena. Questo è uno strumento che assolutamente rende i nostri controlli ancora più efficaci per la prospettiva, per l'obiettivo che vogliamo raggiungere, che è appunto quello di limitare la possibilità di contagio tra i nostri concittadini. Ci salutiamo naturalmente con il consueto appello rivolto da lei ai nostri telespettatori di appunto osservare tutte le misure per il bene personale e dei propri familiari. Assolutamente, ma in questo ancora di più questa settimana ha valore questo tipo di appello, perché come dicevo prima, nella prospettiva, visto che i contagi effettivamente con le misure che sono state adottate stanno via via diminuendo, in particolare diminuisce
come devo dire, la percentuale tra i tamponi fatti e i positivi, che è quello l'elemento che ci fa ben sperare. Però è importante, per non aggravare le strutture sanitarie e per non mettere a rischio la salute dei nostri cari, che soprattutto se abbiamo una maggiore possibilità di movimento e di spostamento, il tutto venga fatto nel rispetto delle regole, con l'uso corretto della mascherina e cercando di evitare qualsiasi tipo di possibilità di contagio. Quindi è importante ricordare il lavaggio frequente delle mani, la distanza interpersonale e l'uso dei dispositivi di sicurezza. Assolutamente sì, grazie comandante. In maniera tale, se teniamo veramente a trascorrere un Natale sereno, dobbiamo essere rigorosi nei comportamenti. Grazie, ci vediamo come di consueto venerdì, buon lavoro intanto. Arrivederci. Arrivederci. Whirlpool, sit-in di protesta dinanzi al consolato americano, gli operai protestano per la chiusura dello stabilimento di Via Argine. In questi mesi di lotta sono diminuiti nel numero i lavoratori della Whirlpool, da 420 sono diventati 350, dopo che 70 dipendenti dello stabilimento napoletano di Via Argine hanno accettato le buone uscite da parte dell'azienda americana. Si può spiegare così la bassa partecipazione al presidio organizzato questa mattina davanti al consolato americano di Napoli, dove i vertici locali dei sindacati hanno consegnato una lettera al console a cui i lavoratori chiedono di farsi da intermediario con il nuovo governo americano al fine di intervenire con Whirlpool per scongiurare la chiusura della fabbrica di lavatrici. Per Vincenzo Accurso, RSU Will della Whirlpool di Napoli, il nuovo presidente americano Biden rappresenta una sottile luce di speranza. Allora, oggi siamo fuori all'ambasciata perché vogliamo far arrivare il nostro messaggio alla nuova presidenza degli Stati Uniti. È cambiata la loro dirigenza, vogliamo che si tenga conto dei paesi in cui si investe, c'è bisogno anche di avere un rispetto delle istituzioni. Se c'è un legame vero, deve essere un legame non solo commerciale, di prendere, di guadagnare e poi abbandonare, ma avere anche il senso di rispetto delle istituzioni di un paese, no? Sullo stato della trattativa e sul rischio che ulteriori buone uscite accettate da altri lavoratori possano togliere forza e peso alla vertenza, abbiamo ascoltato i segretari di FIM CISL, FIOM CGL di Napoli, Biagio Trapani e Rosario Rappa. Un silenzio imbarazzante. Ci siamo lasciati un mese fa con Conte, con il Premier, con il Primo Ministro, che aveva aperto un tavolo tecnico. Incredibile. È imbarazzante, la parola giusta è imbarazzante. L'azienda sta continuando, tra virgolette, a incentivare i lavoratori che vogliono andare via, che sono scelte individuali e personali. Per quello che ci riguarda il tema non è chi va via, per quello che ci riguarda il tema è che quelli che rimangono e quelli che serviranno in aggiunta nella ripresa produttiva devono garantire quel presidio di legalità in quella zona. 6 persone arrestate per un giro di droga a Rione Traiano. A Napoli, Benevento e Terni, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA nei confronti di 6 indagati ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all'appartenenza degli indagati al clan Puccinelli, operante a Rione Traiano, a Fuorigrotta, nell'area occidentale della città di Napoli, sotto la sfera d'influenza del clan Licciardi, famiglia aderente allo storico cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano. Il quadro è emerso dalle indagini ha evidenziato la coesistenza non armata sul territorio del Rione Traiano di 2 clan che si spartiscono i proventi delle fiorenti piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, ivi esistenti. Il clan Puccinelli, egemone nella parte alta del Rione, il clan Cutolo, radicato nella zona 44, nella parte bassa del Rione Traiano. Il complesso probatorio acquisito ha permesso di raccogliere gravi indizi in ordine alle dinamiche criminali che nel tempo hanno regolato le condotte del sodalizio camorristico Puccinelli con l'attribuzione di specifici ruoli agli affiliati, nonché le modalità di gestione della cosa comune per l'acquisto di armi e mezzi di trasporto necessari alle attività illecite del clan e per il mantenimento dei familiari degli affiliati detenuti attraverso il pagamento delle retribuzioni. Il clan è conosciuto all'interno del quartiere Soccavo soprattutto per le estorsioni e il traffico e lo smercio di droga.
Siamo in collegamento con il sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano. Salve sindaco, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovato. Buongiorno. Sono sempre felice di essere lì con voi. Grazie mille, speriamo quanto prima di averla qui nei nostri studi in presenza per una trasmissione interamente dedicata a Gaeta. Allora, grazie, ci verrò volentieri, così verrò a mangiare una ottima pizza. Assolutamente sì. Allora sindaco, noi ci siamo collegati spesso durante il lockdown di marzo, una situazione che raccontavamo essere difficile. La situazione adesso sembra andare verso un lento miglioramento. Il Lazio sappiamo che rimane zona gialla, quindi una zona che ha il minimo contagio rispetto alle altre. Qual è la fotografia di Gaeta in questo momento? Per fortuna, per bravura, però diciamo che alla fine Gaeta è sempre stata abbastanza sotto controllo. Ovviamente ha rispettato in qualche maniera il trend di crescita nazionale quando c'è stato il picco, anche se la città ha avuto sempre un indice di prevalenza, che sarebbe quell'indicatore che misura il numero di positivi rispetto a 10.000 abitanti. Ha avuto sempre un indice molto basso, possiamo dire tra i più bassi della provincia di Latina, quindi questo ci ha aiutato e ci ha incoraggiato a continuare a lavorare per il controllo del coronavirus. Ovviamente dobbiamo acquisire la consapevolezza che dobbiamo imparare a convivere con il virus. Questa è una pandemia che non finirà tra poco tempo e quindi c'è la necessità anche di saperci convivere. Non possiamo rinchiuderci dentro casa, non possiamo eliminare la nostra vita quotidiana. Dobbiamo, io dico sempre, dobbiamo avere l'allerta massima, ma non fare allarmismo. L'allarmismo non fa bene all'economia, non fa bene all'impatto sociale, ma soprattutto all'aspetto psicologico. Quindi dobbiamo imparare a mantenere in piedi le relazioni, ad avere un grande senso di comunità, a rispettare le prescrizioni, ma anche a saper svolgere, a saper vivere la nostra quotidianità come nel passato, ma sapendo convivere con quello che stiamo ora vivendo, che sarebbe questo episodio di questa pandemia terribile che ci ha colpito ormai quasi da un anno. Certo, quello che è veramente preoccupante in questo momento è la tenuta psicofisica di ciascuno di noi, che siamo, perché siamo tutti veramente duramente provati e soprattutto vogliamo tornare a una vita normale con le nostre libertà conquistate in decenni di lotta che ci sono venute in qualche modo meno in questo periodo. Nonostante questo momento così difficile, Gaeta ha deciso comunque di far sì che il Natale venga sentito dai suoi cittadini e si spera anche dai turisti che in qualche modo potranno circolare. Non si sa ancora nello specifico come sarà possibile. Ieri c'è stato il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri e insomma chiaramente le restrizioni sono tante, però lei ha preso questa decisione, una decisione assolutamente a favore dei cittadini che devono comunque avere un momento di serenità. Ma guarda, quest'anno le abbiamo chiamate le luci di Gaeta perché hanno un sapore particolare. Le luci ci dovevano accompagnare in questo percorso di avvicinamento al Natale, ci dovevano trasmettere il calore, l'energia, perché come dicevamo poc'anzi, psicologicamente siamo tutti provati. Quindi immaginiamoci un inverno con una città spenta, con tutti rinchiusi dentro le nostre abitazioni e quelle poche passeggiate fatte in mezzo al freddo e al buio e in mezzo a una pandemia in atto. Quindi era importante creare un momento di gioia, un momento di calore per i nostri cittadini. Sai, quando guardi un soggetto illuminato, quando passeggi per la città di Gaeta ti emozioni perché passeggi in un luogo magico tra luci, storie e gastronomia. E allora quest'anno secondo me era ancora più importante realizzare le luci di Gaeta, sia sotto l'aspetto psicologico ma anche sotto l'aspetto economico. In questo momento la ristorazione e le attività delle varie città stanno attraversando... Pronto? Sì, stanno attraversando un periodo di crisi senza precedenti. Esatto, stanno attraversando un periodo di crisi importante, quindi le istituzioni hanno il dovere di non fare la scelta più semplice, ma di fare la scelta migliore per la città.
perché se io avessi cavalcato il populismo avrei spento le luci e avrei detto benissimo, non si fa nulla. Invece io ho voluto dargli un significato diverso, che era quello di supportare psicologicamente i miei cittadini, animarli, renderli felici in quel poco che possono godersi la nostra città e allo stesso tempo creare un attrattore che possa attirare i turisti delle città limitrofe, ma gli stessi cittadini di Gaeta, per andare a godersi la ristorazione del luogo. È un momento difficile, si rischia che dopo superato l'inverno non lo supereremo commercialmente e quindi io credo che le istituzioni debbano essere al canto del sociale, del sostegno a coloro che hanno una fragilità sociale, ma in questo momento la fragilità sociale non è solo del singolo cittadino, ma anche delle attività commerciali che svolgono il loro ruolo con tanta difficoltà. Uno dei settori più colpiti a livello italiano dall'inizio della pandemia è la ristorazione e le strutture ricettive alberghiere. E quindi le istituzioni in questo momento si devono dimostrare capaci di stare vicino a loro con ogni supporto possibile. Assolutamente, la politica si deve assumere le sue responsabilità anche a costo di essere impopolare, come ha fatto lei in certi momenti con certe scelte per il bene dei cittadini. Sindaco, una bellissima iniziativa avete fatto per noi che amiamo Diego Armando Maradona in maniera smisurata, in occasione della sua morte, per ricordarlo insieme ai tanti cittadini del mondo, avete illuminato di azzurro un monumento di Gaeta. Ma io mi sento borbonico, quindi dovevo partecipare con tutte le nostre possibili iniziative a fare l'omaggio a un grande campione, un campione che si è innamorato di Napoli, che si è innamorato dei nostri territori, quindi era corretto che la città di Gaeta gli omaggiasse gli onori della sua gloria, ma soprattutto la vicinanza al popolo di Napoli, che è il popolo di Gaeta, il popolo del sud dell'Italia. Io in questi giorni ho visto tanti filmati e guardare Diego abbracciarsi una ragazzina, ripensare a quella partita fatidica per aiutare quello che allora era un ragazzino che era malato, non sono gesti da tutti. Mentre li ricordo mi vengono i brividi, quindi queste persone vanno ricordate, oltre ad essere un grande campione sportivo, Diego, al di là delle faccende anche sfortunate che ha avuto un grande cuore, ma soprattutto ha avuto un grande amore per la nostra Napoli e quindi era giusto che noi gli dedicassimo un omaggio da parte dell'amministrazione, ma di tutta la città di Gaeta. Sindaco, noi la ringraziamo anche per questa analisi così attenta, piena anche di sensibilità e di intelligenza su Diego Armando Maradona. Si parla e si polemizza troppo su un calciatore che è stato il più grande di tutti i tempi e, come ha detto lei, è stato un uomo di una generosità immensa. Noi la ringraziamo, speriamo di averla quanto prima in presenza, ma sicuramente torneremo a collegarci per le tante iniziative che la città di Gaeta avrà nella prossima primavera, a cominciare da una giornata importante, quella dedicata alla Marina Militare nel 160esimo anno. Speriamo che si possa fare in presenza e con tanta gente che assisterà a questa cerimonia. Sì, grazie. E quello è un altro evento di ripartenza. La Marina Militare è nata nel centro-sud dell'Italia, è nata a Gaeta con l'unificazione del 1861, quindi con la resa della Fedelissima. E io voglio ringraziare ovviamente tutti coloro che ci hanno aiutato ad avere la festa nazionale della Marina Militare in occasione del 160esimo anniversario. Nessuno si aspettava 2 anni fa, quando abbiamo iniziato tutto il percorso, di viverlo in questo momento, ma io sono fiducioso, voglio essere ottimista, sono caparbio, ma voglio credere che noi faremo una grande festa della Marina Militare e ovviamente vi aspettiamo tutti a Gaeta. Assolutamente, noi saremo lì con le nostre telecamere a riprendere questa giornata memorabile per la città di Gaeta. Grazie sindaco, arrivederci, buon grazie, lavoro. Grazie, buona giornata a tutti e buon Natale. Buon Natale anche a lei. Vediamo insieme ancora questo servizio.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro nel quartiere di Soccavo a Napoli uno studio medico abusivo all'interno del quale un finto dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione. In particolare, i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano hanno sorpreso il sedicente medico che, privo di titolo di studio e della relativa abilitazione, forniva illecitamente le prestazioni. Il denunciato è un 52enne di Napoli, colto sul fatto mentre effettuava una visita a una paziente. Oltre che per esercizio abusivo della professione medica e violazione delle leggi sanitarie, il falso dentista è stato sanzionato anche per aver violato la normativa anti-Covid, poiché non aveva mai effettuato una sanificazione dei locali. Sequestrato lo studio dentistico, composto da un locale e da un laboratorio odontotecnico, peraltro non sanificati, e in precarie condizioni igienico-sanitarie, strumentazione medica di diverso genere, tra cui una poltrona da lavoro, attrezzature e materiale ad uso odontoiatrico e decine di fiale di anestetici. La sua posizione era al vaglio delle fiamme gialle, anche sotto il profilo fiscale, in quanto il soggetto è evasore totale, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi dal 2011. Siamo in collegamento con Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo Napoli. Salve presidente, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato. Ben trovati a voi, ben trovati. Allora, presidente, un momento assolutamente difficile per le imprese e per le attività commerciali della nostra regione. Le banche devono svolgere un ruolo di supporto importante. In questo momento la BCC punta sulla ripresa, è ottimista? Allora, come sappiamo, questo momento a Napoli non è che è un momento che arriva ora. Come dicevo qualche tempo fa in un convegno con l'organo di vigilanza, lo stress test a Napoli lo conosciamo dai tempi del Cinquecento, quindi ne abbiamo subito di tutti i tipi. Certamente il Covid-19 ci mette un pochino alla frusta, però devo rilevare un'effervescenza imprenditoriale che in questi mesi ci ha consentito, assieme al sostegno che abbiamo dato utilizzando i decreti del governo di sostegno alle piccole e piccolissime imprese, però abbiamo anche finanziato tantissimi imprenditori che hanno voluto rinnovare il proprio modello di servizio, gente che sta ristrutturando le proprie aziende, le sta rendendo coerenti con un nuovo millennio, perché il Covid-19 non sparirà con l'antidoto o con il vaccino, continuerà, è un nuovo modello che si rapporta, col quale l'uomo si deve rapportare, quindi le imprese, le industrie, i locali, la distribuzione, i pubblici esercizi dovranno adottare un modello di servizio che vada nel rispetto delle regole. Abbiamo fatto finanziamenti importanti in tutti i settori e questo ci ha consentito naturalmente di poterlo vedere e riflettere nei nostri conti economici, perché per fare banca bene, per stare vicino alle persone, bisogna anche essere sostenibili, cioè essere efficienti. Io mi chiedo sempre se noi come ci sentiremo dal lato degli imprenditori, un momento di smarrimento dove ho l'azienda chiusa, ho i dipendenti da pagare, voglio rispettare gli impegni con i fornitori, cosa devo fare? Mi devo rivolgere a un amico e bisogna avere una banca amica, bisogna avere una banca che vada oltre la valutazione quantitativa dei dati. Questa banca amica appunto può essere la BCC, come chiaramente lei lascia intendere. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la trimestrale che si chiude in maniera positiva anche in un momento così complesso. È un motivo di orgoglio per la città. Questa io la definisco una notizia perché ottiene un utile importante, parliamo sostanzialmente di un utile determinato dalla gestione caratteristica con la quale noi raddoppiamo gli impieghi, cioè i prestiti, raddoppiamo la raccolta, cioè naturalmente la fiducia, i depositi che i napoletani ci rivolgono, abbiamo tutti gli indici particolarmente significativi, ma soprattutto abbiamo quello che io definisco il termometro della validità del territorio, cioè le sofferenze nette, cioè le persone che pagano. Abbiamo un livello di sofferenze nette tra i più bassi d'Italia, lo chiudiamo con un 0,48%, significa il 99,52% dei napoletani, i nostri soci e clienti, sono
puntuali con gli impegni. Abbiamo un coefficiente di adeguatezza patrimoniale tra i più alti di sistema, il 36%, un utile importante che viene reinvestito tra la gente. Ma questo con l'orgoglio di aver salvato tante piccole imprese, aver dato dei posti di lavoro, aver mantenuto dei posti di lavoro. Centinaia sono le aziende che abbiamo sostenuto anticipando le casse integrazioni, così come abbiamo bloccato tantissimi mutui che la normativa non andava a tutelare, ma abbiamo fatto la moratoria anche a chi non aveva titolo, quindi anche un prestito personale, anche un leasing, un mutuo per la seconda casa, noi li abbiamo sospesi perché pensiamo che il ruolo delle banche deve essere quello di stare in mezzo alla gente, e in particolare Napoli non può essere guidata, un istituto di credito non può essere guidato in maniera lontana dal territorio, chiusa nei salotti, stando all'interno delle stanze del pseudopotere. Bisogna stare tra la gente, camminare nelle strade, nelle piazze, nei vicoli. Certo, e avere un po' parlare. Il polso della situazione, perché insomma esistono delle realtà fortemente drammatiche in questo momento, e io credo che il peso della crisi economica ce lo porteremo dietro per diversi anni, soprattutto poi insomma un'economia così frastagliata come quella della regione Campania veramente ha subito un contraccolpo durissimo. Le chiedo brevemente, la BCC Servizi Assicurativi cosa produrrà in concreto come vantaggi? Sappiamo che questo nuovo percorso che ha avviato il gruppo bancario cooperativo Icrea. Sì, è una nuova opportunità di servizio a disposizione dei nostri 2600 sportelli in Italia, con la quale distribuiremo opportunità, daremo ai nostri clienti la garanzia di poter vedere assicurato una serie di rischi che fino ad oggi venivano coperti soltanto in maniera virtuale. Pensiamo a delle soluzioni, abbiamo pensato a una soluzione per Napoli e per i napoletani, in particolare per la salute. Vediamo quanto è importante in questo momento la tutela della salute, poter pensare di avere una garanzia sanitaria per sé e per la propria famiglia dei prezzi contenuti è un grande valore di distribuzione di ulteriore energia al territorio. Ricordiamoci che le banche non devono fare gli utili, le banche devono moltiplicare fiducia e speranza, e questo anche nel loro interesse, perché una banca che funziona può funzionare soltanto in un territorio che funziona. Assolutamente, Presidente, tra poco ce la faremo. Le chiedo un'altra cosa prima di salutarci. La banca di credito cooperativo insomma sarà presente in maniera più massiccia sul territorio con l'apertura di nuovi punti? Sì, a dicembre apriremo la prima filiale, la filiale innovativa numero uno in Italia, una filiale completa che mixa quello che vi ho sempre detto, il rating umano, cioè sarà tutta digitale, tutta virtuale, ma vedrà l'accompagnamento di persone che sono particolarmente skillate nell'accompagnamento dei clienti. Quindi mettiamo la digitalizzazione, la modernizzazione con l'umanità. Questo è possibile, questo crea dei risultati. Poi apriremo al Vomero, apriremo in provincia, apriremo, ho un'idea forte per i decumani, dove voglio mettere un punto vendita che possa essere un riferimento per tutti gli artigiani, dei pastori, degli alimentari, della somministrazione, in un grande contesto che tra poco a mio avviso sarà preso di mira da turisti di tutto il mondo, perché arrivare in un posto in un periodo di 2-3 km quadrati e trovare centinaia di chiese, archeologia, aspetto culinario, l'arte dei pastorai è una cosa che si può avere solo a Napoli. È quindi un unicum, noi anche lì senza dobbiamo dubbio. Dare energia. È un unicum senza dubbio. Presidente, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, e se non torneremo a collegarci nei prossimi giorni le auguriamo anche buon Natale. Arrivederci. No, io Natale senza di voi non lo faccio, rivengo, ritorno. Va bene, allora grazie, arrivederci. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguirci. In Italia ogni 3 giorni viene uccisa una donna. Hai la possibilità di dire no a tutto questo. Dobbiamo stare a casa. Ma se la casa per voi e per i vostri figli è solo un luogo di violenza e paura,
potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Alza il telefono e chiama il 1522. Oppure scarica l'app per chattare con un'operatrice. La porta per uscire dalla violenza si può sempre aprire. Libera puoi!